Buona domenica gli amici sportivi biancoverdi all'ascolto in visione da Alessandro Petri e Francesco Barbucci. Buonasera, la buona domenica da Fuscecchio, dal Palasport della città di Fuscecchio, dove parte questa seconda fase della stagione biancoverde e anche per la biancoverde in tutti i sensi, perché sia la Mezzana che la GS Folgore di Fuscecchio appunto hanno gli stessi colori biancoverdi. Parte da qua questo percorso che le vede appaiate in questa Pool A, che va a cominciare oggi in classifica con 4 punti che derivano dalle vittorie con gli scontri diretti nella prima fase. Dunque gara da seguire, gara importante proprio perché le due formazioni sono appaiate in classifica. Sì, gara interessante perché intanto c'è il primo confronto tra due squadre dei gironi diversi di inizio stagione, quindi vedremo anche, confronteremo i livelli, no, delle due squadre che sono classificate allo stesso modo nei due gironi e dunque ci aspetta una partita interessante sul piano sia tecnico sia tattico, perché appunto non conosciamo, non abbiamo visto ancora confronti diretti tra due squadre di gironi diversi e quindi partita importante anche appunto per cominciare al meglio la Pool A tra due squadre che sono allo stesso punteggio. Purtroppo la Mezzana, come sapete, non si presenta con i ranghi completi, ma ancora deve fare a meno di Edoardo Pannini, di Nicolò Carapelli, si è aggiunto in settimana Duccio Benincasa che si è scavigliato in allenamento, o speriamo di recuperare presto almeno un paio di elementi fra questi. Nel frattempo oggi rientra Gelli e questo è importante. Sì, la Mezzana ha ritrovato Gelli che nelle ultime occasioni non era assente ovviamente e nelle ultime partite era un po' fuori forma, deve ritrovare il suo deve trovare quel Gelli che abbiamo visto anche nelle prime partite, che è stato fondamentale anche in fasi molto delicate della partita. E quanto invece a ciò che la Mezzana va a perdere, dei giocatori che si sono rivelati fondamentali nel corso della prima parte di stagione. Benincasa in particolare si era ritrovato nelle ultime partite ed è andato incontro a uno scavigliamento che lo tiene fuori dal campo. E quindi ecco, Mezzana che ottiene, Mezzana che però perde anche, quindi vedremo come si farà a trovare pronta con questo roster. La Selleria Boldrini, questo è lo sponsor della Folgore Fuscecchio, del GS Folgore Fuscecchio, si presenta, come avete sentito nell'intervista con Coach Pinella, come una squadra di taglia fisica importante, su tutti quell'Alessio Tessitori, fratello maggiore dell'Amedeo più famoso, che tra l'altro ha un passato anche a Siena avendo assaggiato il primo basket vero con la Virtus, che su tutti dimostra la taglia di questa squadra, no Francesco? Sì, assolutamente, vediamo una squadra che, ripeto, è difficile un po' da classificare perché è la prima volta che la vediamo dal vivo da giocare, però si presenta appunto fisicamente in maniera interessante e vedremo anche da un punto di vista di energie come riuscirà a gestire, che tipo di squadra è, perché c'è quelle squadre che magari arrivano al terzo quarto con molte difficoltà fisiche. Spesso l'abbiamo visto anche nei nostri ragazzi causa rotazioni che mancavano. Vedremo invece come si presentano la squadra, i casalinghi di Fuscecchio. Un aspetto importante che non ho visto sottolineato in questi commenti di avvicinamento alla gara è quello che vede la Mezzana reduce da un percorso abbastanza lineare, pur con passaggi a vuoto importanti nelle partite infrasettimanali, specialmente in trasferta, ma con un percorso abbastanza lineare, omogeneo, fino alla settimana fa si è giocato. E nel girone B della prima fase ci sono stati molti problemi causa Covid, diverse partite non disputate, credo che l'ultima gara sul campo Fuscecchio l'abbia disputata il 9 di aprile, questo probabilmente potrebbe anche un po' influire almeno nei primi momenti del match nel recuperare magari un feeling con il campo. Sì, sicuramente la Mezzana da questo punto di vista è leggermente avvantaggiata, la Mezzana che non mette piede in campo da una settimana, quindi un arco di tempo regolare, mentre come hai detto te Fuscecchio è già un paio di settimane che non gioca, quindi sì, dovrà trovare quel feeling col campo, che però io penso che essendo due settimane, che non è eccessivamente lungo come tempo, può anche metterci solo mezzo quarto se non niente anche a tornare
la Fucecchio che vuole essere. Per la Menzana, dicevi te, la Menzana ha sofferto con i turni settimanali, primi fra tutti Empoli e Terranuova, che sulla carta per la Menzana erano partite molto fattibili, però così non è stato. Però hai anche sottolineato come nelle partite del weekend si è tenuta la linea di grande forma della Menzana. Assolutamente, e dobbiamo anche dire però che la GS Folgore di Fucecchio è una squadra che stabilmente abita questa categoria tra la C-Silver e la Gold, ha tanti campionati alle spalle, quindi anche una realtà solida di questa categoria, l'esperienza a questo livello conta tantissimo. Sicuramente, sicuramente abbiamo visto anche in diverse situazioni l'importanza dell'esperienza sia a livello individuale sia a livello di squadra, e quindi una Menzana neopromossa si presta a affrontare una squadra che è stabilmente in Serie C Silver, e questo sicuramente è un punto a favore di chi è in casa. Un complimento speciale agli under 15 di Coach Discepoli, che stamattina hanno vinto di 15 a Castelfiorentino nel loro campionato d'eccellenza, quindi un saluto particolare a loro che ci seguono e che hanno costretto Discepoli al doppio impegno in queste zone, tra l'altro, che sta Trentino non è lontano da qua. Andiamo con le formazioni. La Menzana, complice le defaianze di Benincasa, di Pannini e di Monnecchi e di Carapelli, scusate, Monnecchi c'è, si schiera con il numero 2 appunto Ettore Monnecchi, il numero 6 Andrea Iozzi, il numero 7 Andrea Sprugnoli, il numero 8 Alberto Giorgi, il numero 11 Lorenzo Manetti, il numero 12 Giulio Chiti, il numero 15 Pietro Milano, il numero 18 Alessio Savia, 19 Gabriele Collet, 23 Lorenzo Malentacchi, 24 Michele Gelli e poi con il numero 40 l'ultimo arrivato Daniele Seguenti Monascelli. Per chi è in casa, Selleria Boldrini, GS Folgore Fucecchio, con il numero 1 Luca Falchi, con il numero 6 Lorenzo Berni, numero 8 il capitano Alessio Gazzarini, poi numero 9 Pandolfini Leonardo, Filippo Masotti con la casacca numero 10, numero 14 per Giorgio Soriani, Samuele Doveri con il numero 16, numero 20 come già citavi te Alessio Tessitori, numero 23 Mutala Diop, numero 36 Vittorio Orsucci, numero 66 Leonardo Meaci e numero 25 Badara Senaliun, che per semplicità chiameremo Ali, come fanno i compagni di squadra. Abbiamo sì anche sentito un po' i cronisti locali, tra l'altro la cronaca su Facebook degli amici di Fucecchio è veramente godibile, quindi nel caso non funzionasse sulla piattaforma Starplane ci abbandonate, ma per la pagina Facebook della Folgore Fucecchio, dove c'è una cronaca un po' colorita ma molto simpatica. Detto questo, rimanete invece con noi, specialmente se avete il cuore bianco-verde, seguiremo insieme questa partita che sarà diretta dal capo arbitro Marco Piram di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, e come suo coadiutore Salvatore Maria Celentano di Arezzo. Lo dici un po' scettico il nome? No, non aggiungo nessuna parola, perché entrambi sono ben conosciuti da chiunque abbia così esperienza di basket giovanile o di basket anche di queste categorie, quindi i due non hanno bisogno di presentazioni, per cui però quanto mai, se magari non avete fatto caso, non li avete riconosciuti, fate mente locale che sono questi due, insomma, ecco, questo, dico solo questo. 30 secondi la palla a due, che sarà appunto alzata da Marco Piram, e vediamo adesso i quintetti. Vedo che Monacelli ha già svestito la casacca. Per Monacelli credo che sia stata una settimana importante l'ulteriore ambientamento e l'ulteriore ingresso nei meccanismi di squadra, e magari anche per coach Binelli e il suo staff di mettere appunto qualcosa in più, anche per consentire a lui magari situazioni di poter avere situazioni più congeniali ancora. Quindi Sprugnoli e Savia ci sono, Monacelli c'è Gabri Collet in quintetto e c'è anche Andrea Iozzi. Saluto con estrema così passione personale il numero 19 Gabriele Collet in quintetto. Per invece il GS Folgore con il numero 20 vedete Alessio Tessitori, non Amedeo, e Amedeo è da un'altra parte, con il numero 6 Lorenzo Berni, con il numero
16 Doveri, Samuele Doveri col numero 66, Leonardo Meacci col numero 8, Alessio Gazzarini che è anche il capitano. Al salto a 2 andranno Leonardo Meacci con Andrea Iozzi. Come detto, le due squadre entrambe bianco-verdi, bianca per la GS Folgore targata alla Stelleria Boldrini, verde per la Named, mezza alla Basketball Academy. Due volte Iozzi tocca Sprugnoli, quindi primo possesso per la Mezzana. Gabri Collet, subito Monacelli, subito il pallone, subito il tiro, subito il pallone per lui, subito il tiro fuori misura, rifiutato dal ferro. Mezzana accelera subito i giochi. Sì, ha provato subito una tripla a Monacelli, sputata dal ferro con un dentro fuori, però era subito attiva la Mezzana nel gioco. Doveri va a attaccare Monacelli, Doveri fino al ferro, ha ragione lui, 2-0 per la Folgore. Doveri tot esperto, uno dei nuovi arrivati in casa Folgore Fucecchi. Sì, sicuramente anche lo ha aiutato il fisico che ha sfruttato e comunque ha trovato due punti comodi sotto canestro. Corri e tira vero e proprio per la Mezzana, che Iozzi prova la tripla subito nei primi secondi del possesso. Gabri Collet anticipa ma non riesce a recuperare il pallone su Berni, palla poi per capitan Gazzarini, solo rete per lui ed è 5-0 Fucecchi. Parte non bene la Mezzana, qualche defaianza in difesa, Fucecchio brava nel tiro, sembrerebbe con un 2 su 2 dal campo in questi primi, questo primo minuto di gara, quindi si fa difficile per la Mezzana da subito. Bene Sabia a leggere la situazione sull'assist di Sprugnoli, leggendo un po' la posizione, un po' intimorito ovviamente dalla presenza di Alessio Tessitori. Primi punti per la Mezzana sono di Alessio Sabia contro Alessio Tessitori, 5-2, Tessitori Sabia dall'altra parte, si rinnova il duello, fallo, chiamato da Piram, il primo di Sabia sul tentativo in avvicinamento e poi in virata di Alessio Tessitori, che andrà in lunetta per due liberi. Sì, sicuramente Fucecchio andrà spesso sotto canestro perché c'ha Tessitori che si vede anche a occhio, anche da casa penso si vede la sua stazza fisica nettamente superiore a chiunque altro in campo, ma anche abbiamo visto il canestro di Doveri, i primi due punti di gara sono stati il risultato di un'azione fisica che lo ha portato sotto canestro, quindi si presenta una squadra fisica e che la Mezzana deve fronteggiare parecchio con il contatto. Ovviamente non è solo stazza la Tessitori, anche se adesso va a fallire le libere, anche mano educata. 5-2 rimane il punteggio. Sprugnoli sulla pressione di Gazzarini a superare la metà campo, bel taglio di Sabia imbeccato da Monacelli, va dentro con il fallo, 5-4, può diventare parità. Sì, grande spunto tra Monacelli e Sabia, bravissimo Alessio a appoggiare nonostante il contatto in maniera delicata a trovare due punti con l'aiuto del tabellone e ora è lunetta per cercare di agguantare il pari. È duello per due centri, ovviamente un duello importante nel match. Alessio Sabia va in lunetta, sbaglia anche lui, corto Iozzi, in qualche modo intercetta il pallone, extra possesso, palla per Monacelli, tiro aperto da tre, palla rifiutata dal ferro, stranissimo, 5-4. C'è Doveri che imbecca subito Gazzarini, tiro sputato dal ferro che in questo caso Meacci ha rimbalzo, si fa strada contro Iozzi che non oppone un'enorme resistenza e quindi 7-4 Fucecchi. Grave errore di Iozzi, ha provato a buttarsi in maniera troppo accentuata sul lato che pensava di prendersi il suo attaccante, così non è stato, è stata una buona finta e due punti di Fucecchio. A sfondare Sprugnoli dopo aver dato un buon pallone, era una buona idea. Conte dentro lo smile, la presenza di Meacci, però fallo ovviamente come movimento, sfondamento inevitabilmente da fischiare per forza, a meno che non fosse effettivamente dentro lo smile. Sì, sì, no, il contatto c'è stato molto furbo Meacci, che è reduce a due azioni consecutive in maniera positiva, una volta con il ferro, una volta a canestro, una volta subendo il fallo in attacco da Sprugnoli e quindi possesso Fucecchio sul più tre. A controllo d'Anzio Lorenzo Berni, il playmaker titolare di questa formazione, con il pallone adesso sotto per Tessitori, buona guardia di Sabia, ma Tessitori ovviamente non è arginabile in questo tipo di situazioni. 9-4 per Fucecchio. È arginabile se arriva l'aiuto dal lato debole, perché qui fosse arrivato l'aiuto togliendo la linea di fondo sicuramente avrebbe avuto più difficoltà. Ma lì sono anche scelte difensive. Monacelli al ferro, visto che non va da fuori, si butta dentro, 9-6,
un possesso tra le due formazioni. Importante per rimanere lì sul meno 3, ha un possesso di distacco e ora però serve cercare sempre di difendere per evitare di concedere, come in questo caso. In caso in post, Tessitori sbaglia, palla è Biancodede con Sprugnoli già oltre la metà campo, palla per Iozzi che prova ad attaccare il diretto avversario, bella virata di Iozzi, semigancio che non va a bersaglio e riparte Berni per la GS Folgore. Berni si arresta dalla lunetta, molto bravo da gomito, due facili per Berni. Molto bravo, ma anche forse fin troppo facile, portare palla senza disturbi, arresta il tiro dal gomito alto, è eccessivamente facile. 11-6 per Fuscecchio, Monacelli ancora a condurre le danze, Celentano chiama il fallo di Samuele Doveri, secondo di squadra per la Folgore. Anzi, per il Folgore, visto che è un gruppo sportivo. Palla per Sprugnoli, bella finta di Spru, che poi offre un pallone dolcissimo per la tripla di Iozzi, dedicata alla panchina. 11-9. Bellissima azione di Sprugnoli, fa la finta di sfruttare il blocco, il difensore completamente saltato, va sul fondo da solo, scarico e arriva la tripla di Iozzi. Doveri contro Monacelli. Arriva il pallone al centro per Meacci, chiude bene Sprugnoli, la palla però è per Tessitori che da quella distanza, se prende palla, non è arginabile, come già detto, più 4 a Fuscecchio. Ha detto bene, se prende palla deve essere evitato quello, perché i rimbalzi offensivi sono sempre stati un grave errore della difesa menzanina. Il ribaltamento di Iozzi per Monacelli, che ribalta ancora per Iozzi, ancora Iozzi per Monacelli, finta, un passo, l'arresto, il tiro morbido, due punti per Daniele Monacelli. 13-9, 13-11. Grande momento di intensità, tanti anche canestri, mani sembrano educate e calde di entrambe le formazioni, infatti 13-11 dopo 4 minuti e poco più. Gazzarini stavolta sbaglio, buon rimbalzo di Iozzi, lancio lungo per Monacelli, di Sprugnoli, arresto di Monacelli, peccato non va, Sabia ci riprova, la tiene viva Gabri Collet, offrendola poi a Monacelli, da 3! Daniele, seguenti, Monacelli, sorpasso Mezzana, time out per coach Rastelli. 13-14. Ha cercato parecchio questa tripla, alle prime due volte gli ha sputato fuori il ferro, alla fine è arrivato il bersaglio, è arrivato il bersaglio del sorpasso Menzana. Come dicevo prima, una fase molto in cui le squadre realizzano parecchio, non fin troppo così complici le difese, nel senso le difese stanno difendendo bene, relativamente bene, sono bravi gli attacchi tendenzialmente. 13-14, punteggio che per essere neanche a metà quarto non è basso e quindi insomma è una partita divertente. Non è basso, vuoi per le percentuali non rivedibili assolutamente, vuoi anche per un ritmo che è diciamo un po' più alto del solito, anche per i canoni cui ci ha abituato la Menzana. Sì, sicuramente, anche perché poi sicuramente c'è anche di mezzo la componente che entrambe le squadre non si conoscono e quindi vogliono presentarsi al massimo, no, dell'intensità per cercare da subito, no, di creare un parziale, di portarsi avanti, quindi quando una squadra pigia il pedale dell'acceleratore, quell'altra è costretta a seguirla e quindi la partita diventa molto intensa. Primo vantaggio Menzana dopo il 5-0 iniziale della Folgore Fuscecchio. 13-14, primo time out di coach Samuele Rastelli. Si rientra in campo, nelle file menzanine c'è un cambio, è Chiti per Sabia. Nelle file di Fuscecchio vedo che è entrato Luca Falchi per il capitano Gazzarrini. Comunque a condurre le danze c'è sempre Berni, che va a superare adesso la metà campo. Palla per Doveri che va a cercare ancora Tessitori. Chiti non lo riesce a seguire ma sbaglia Tessitori. Poi c'è Falchi che recupera il pallone. Buon rimbalzo di Sprugnoli. Il fallo di Tessitori, secondo personale. Chiti. No, no, fallo di Tessitori Chiti. Che esce. No, Chiti. Fallo di Chiti. Mi ha ingannato il cambio chiamato da Rastelli, chiamando Tessitori ho pensato al fallo di Tessitori. In realtà il fallo è di Chiti. Quindi terzo fallo di squadra per la Menzana. Tessitori esce con un fallo. È rimessa dal fondo l'attacco per Falchi, che va a imbeccare il nuovo entrato Soriani, il numero 14, Doveri ci prova da lunga distanza, Soriani strappa un pallone a Chiti, poi Doveri lo dà alla grande a Meacci e ottima costruzione di Fuscecchio.
4 sorpassi. Buona azione, ma siamo alle solite. La Menzana ha concesso 3 attacchi a Fucecchio e questo chiaramente è un aspetto che continua a ripercuotersi ogni volta nelle partite e che va sempre accentuato. Sbaglia l'appoggio sulla buona palla di Strugnoli. Chiti 15-14 più 1 Fucecchio che è in attacco con Samuele Doveri. Doveri sul blocco di Meacci. Non ci sono maglie bianche a rimbalzo, solo verdi, e quindi palla per la Mezzana a servire o provare a servire Iozzi. Ci mette una mano Soriani. Palla sul fondo, sarà rimessa per la Mezzana che cambia Collet con Ettore Monnecchi. 15-14 per i padroni di casa. Dal fondo va proprio Ettore Monnecchi ad occuparsi della rimessa. Chiti per Strugnoli. Strugnoli va a pescare ancora Iozzi sul perimetro da 3. Iozzi non va, palla altissima. Meacci senza problemi a rimbalzo. Sì, ha provato la soluzione a lunga distanza Iozzi, non ha trovato la via del canestro e rimbalzo Fucecchio. E da 3 punti va a colpire Lorenzo Berni, allunga Fucecchio sul più 4. 18-14. Monnecchi, palla per Chiti. Prova un passo e tiro, Chiti appoggiato al tabellone, non va, non era semplice la situazione. Berni a condurre le danze, stoppato da Iozzi, il fallo di Salvatore Maria Celentano, fischiato da Celentano. Mentre sento dubbi anche della seconda postazione di commento, non ero solo io ad averli. E intanto cambio per Rastelli, intanto c'è time out credo per coach Pinella. Sta per entrare Badara Ali Unzene, Ali. Per gli amici Ali, anche per noi Ali. 18-14, si riprenderà con i due liberi per la Folgore, per il Folgore Fucecchio con il fallo di Iozzi. Sì, al di là del fischio dubbio, perché sembrava davvero ci fosse stato il contatto solo tra mano e pallone, è una Menzana che ha subito un parziale di 5-0 e che ora vede anche avere il possesso nelle mani degli avversari. È una Menzana quindi che ha sofferto questo rientro in campo dal time out di coach Rastelli. Questo perché intanto la difesa ha concesso fin troppo, sia da lunga distanza ma anche da sotto, ma soprattutto come ho anche detto prima, i rimbalzi offensivi concessi a Fucecchio sono stati parecchi. In un frangente sono stati concessi addirittura 3 attacchi alla formazione di casa, ed è un difetto della difesa della Menzana che, come dicevo prima, insomma, si ripercuote in ogni partita, e ogni partita va detto, e quindi insomma fa male vedere che non c'è un vero e proprio lavoro dietro per cercare di risolvere questo grave difetto. E intanto Lorenzo Berni è in lunetta con i due liberi a disposizione, il primo a bersaglio con estrema pulizia. Più 5, 19-14 per i padroni di casa in questa prima frazione, dal punteggio non certo basso. 20-14, 2 possessi di vantaggio con Ali a mettere pressione su Strugnoli. Menzana già 4 falli, 2 per Fucecchio, ferma il possesso Strugnoli e poi Ali va a eccedere nella pressione commettendo fallo. Fischio di Piram. 3-12 da giocare, ancora 14 secondi adesso per la Menzana. Strugnoli ancora prova a scappare al diretto avversario, pallone per la pressione di Ali, poi alla fine porta frutto. Berni, ribaltamento per Falchi dall'altra parte, sbaglia, buon ribalzo di Strugnoli. Sì, anche qui è troppo facile, c'è il ribaltamento e tiro da solo da 3 punti ben piazzato, concede troppo la difesa della Menzana. Strugnoli a lavorare sul blocco di Chiti, poi la palla per Iozzi che prova ad andare dietro a Chiti, ancora una pressione eccessiva da parte di Ali. Quarto di squadra, secondo di Ali, e sono ancora 11, anzi saranno 14 secondi per la Menzana in questo attacco. Intanto c'è Malentacchi per Strugnoli. Lorenzo Malentacchi in campo, ovviamente oggi mancano due esterni importanti, Pannini, e tanto palla non facile per Ettore Monnecchi,
da dare a Monacelli, che poi appoggia al tabellone un pallone per Chidi che non riesce a prenderla. Ancora buona chiusura difensiva da parte di Fucecchio, che va in contropiede facile con il canestro di Soriani. Ed è più 8 Fucecchio, 22-14, un break molto importante. Male male la Menzana, che in attacco sta subendo molto la pressione alta della difesa di Fucecchio e non trova il canestro. Chidi, anche in questa situazione è un tiro non agevole per lui. 22-14, ancora Fucecchio per allungare, Soriani va a perdere il pallone, anzi no, Iozzi non interviene. Gli sembrava facile il recupero, Berni dal gomito forzando, sbaglia, buon rimbalzo di Monnecchi. Apertura per Malentacchi, 22-14, 1-52 da giocare nel primo quarto. Blocco di Chidi, Malentacchi si alza dalla lunetta sul ferro, il pallone, buon rimbalzo di Soriani. Ci mette molta intensità Fucecchio e in difesa si chiude molto bene. Sì, in questa azione Malentacchi, buon attacco, sfruttato blocco, era solo per leggere il tiro, ma non era molto convinto, si è visto al momento del rilascio del tiro e infatti non è arrivato al canestro. Palla fuori ancora per Soriani, ci prova da tre punti, mattonata, Malentacchi 3-3, vediamo, apre per Iozzi, a rimorchio c'è Monacelli, da tre punti non va, rimbalzo è di Ali che prova ad aprire lungo, per nessuno, buon per noi, che la palla va sul fondo, 1-15 da giocare, sta per tornare i tessitori, sta per arrivare il momento anche di Manetti per Iozzi. Rotazioni molto non usuali per coach Binella, l'assenza, la doppia assenza di Pannini ben in casa, in cabina di regia si sente molto. Sì, la Menzana che è ferma 14 da metà quarto, c'è un attacco molto confusionario sia da una parte che dall'altra, ma dall'altra riesce a trovare la via del canestro Fucecchio, mentre la Menzana è sempre allo stesso punteggio di prima. All'attacco qualche problema per la pressione di Ali nel superare metà campo, Gelli prova ad attaccare fino al ferro, Gelli molto bene contro Tessitori, gol della Menzana, lo segna Gelli, 22-16. Bravissimo Gelli, poche volte l'abbiamo visto penetrare e trovare la via del canestro in questo frangente, invece qua una grande penetrazione per far tornare la Menzana al canestro. Anche perché punti buoni, buon lob adesso per Fucecchio, servia Tessitori che sbaglia, la tiene viva in qualche modo, poi Chidi lotta e la recupera, palla per Monnecchi, non c'è possibilità per affondare, Malentacchi a rimorchio è oltre la metà campo, 22-16, ultimi 32 del primo quarto, Malentacchi ancora palleggio vivo, va in post basso da Chidi, Chidi prova ad avvicinarsi, forse il fallo di Soriani, non fischiato il contatto, Soriani va a servire lì, chiuso da Chidi, Ali in linea di fondo, ci mette il piede Chidi, Ali riesce a far calambolare il pallone, Celentano era lì, Chidi dice che è convinto che il pallone, che il piede di Ali fosse già fuori, ma Celentano consegna la rimessa con 15 secondi e quindi per gli ultimi 15 secondi a Fucecchio nel primo quarto, quindi Fucecchio chiuderà in attacco. Presumibilmente sul 22-16, palla per Tessitori, poi mano a Lorenzo Berni. Berni contro Malentacchi, 11 secondi, 9. Berni va ad attaccare, il contatto con Chidi che lo manda in lunetta, non la migliore idea. No, perché sta in bonus, però ha provato a cambiare la difesa menzanina sul blocco di Tessitori. È normale che poi si crea un confronto fra un lungo e un piccolo, dove tendenzialmente alla meglio il piccolo, essendo più rapido, anche più reattivo, e quindi è arrivato il fallo speso da Chidi, lunetta per Berni, che si sta dimostrando mano molto ferma, il migliore, esatto, di libri della formazione da, di casa da lunetta, è già in un 3-3 se non sbaglio quest'oggi, e quindi per la Menzana si mette male, e poi non prendiamo neppure il rimbalzo a lì, quindi Lorenzo Berni può ancora affondare, tripla per lui, scheggia il ferro, buon per noi, ma la gestione, diciamo così, da parte di questi possessi, forse Menzana un po' incerta, ma intanto abbiamo un break della regia, via con la pubblicità.
Direttamente collegati con il Palasport qua di Fucecchio, questa prima gara di Pool A tra Jesse Folgore Fucecchio nella Menzano Basketball Academy. Primo quarto più 7 netto vantaggio per la formazione di Rastelli sulla formazione di Binella. Sì, c'è da dire che la Menzana ha trovato poca ispirazione nella seconda parte del quarto in fase offensiva. In fase difensiva ha concesso un po' troppo, ma soprattutto sono state disattenzioni che hanno caratterizzato la difesa della Menzana nella seconda parte del quarto. Cioè, una dimostrazione anche lampante è l'ultima azione dal secondo tiro libero sbagliato da Berni. Il rimbalzo difensivo è stato preso da Ali quando non era stato fatto taglia fuori, la palla era vagante, non c'è stato nessuno della Menzana che si è buttato, si è gettato sul pallone per provare un canestro disperato negli ultimi 7 secondi del quarto, e quindi è arrivato un nuovo possesso Fucecchio. È una Menzana quindi parecchio disattenta e disorganizzata in attacco, e deve sicuramente cercare la svolta per riprendere e non far fuggire Fucecchio. Inizia l'attacco Fucecchio in questa seconda frazione, il pallone per Falchi, numero 1. Esce dai blocchi Ali, prova a mettere a terra, ma commette il fallo. E Tessitori lontano dalla palla, pensava che si fosse fischiato in frazione di passo, una partenza non proprio pulitissima di Ali. In realtà lontano dalla palla arriva il secondo personale di Tessitori, con Celentano che lo rileva. Sprugnoli. E chiaramente anche la scelta di Rastelli di lavorare molto in difesa, a pressione su Sprugnoli, ha una logica. Intanto Gelli si butta dentro, buona finta e poi l'appoggio, ma fuori misura di Gelli. Poi la prossima pausa ne parleremo di queste scelte di Rastelli. Intanto Soriani si butta dentro, buona virata, poi lo scarico in angolo per Berni. Berni sale da Falchi, in punta da Ali. Ali ha un difetto nel palleggio. Formazione non viene chiamata, ma infrazione netta di passi di Tessitori. Piram non può esimersi da rilevarla. E dicevo, ancora pressione su Sprugnoli, che essendo l'unico play di ruolo, la formazione biancoverde schierabile in campo stasera, a parte Malentacchi e Giorgi, che però sono due giovani, chiaramente spinge Rastelli a pressare. Intanto errore di Chiti. Sì, è sicuramente una scelta logica, anche se poi ti va a pesare anche sul numero di falli, perché Ali da quando è entrato ha già due falli, se ci pensiamo. E Ali sono molte partite, non scende neppure in campo. Tanto Tessitori liberissimo, va a sbagliare un'altra volta, la prende, sbaglia ancora la palla, poi la prende Manetti. Sprugnoli contro Soriani. Sprugnoli va al ferro, buon slalom, la palla per Chiti, non si aspettavano il pallone né Chiti né Manetti. Manca un po' di reattività, manca anche lucidità. Binella diceva a Sprugnoli di tirare. Sprugnoli però secondo me non ha tirato, perché si è vista all'ultimo esattamente sotto l'anello del ferro, e quindi ha lasciato la palla a Chiti, che era più defilato per appoggiare al tabellone, non si aspettava, palla persa e non poteva mangiarsi le mani, perché è una palla persa ingenua. Con pressione di Monacelli su Ali, che ha qualche problemino nel passare la metà campo, fa riposare comunque Berni. Ancora il pallone da Soriani ad Ali, poi Berni attacca Sprugnoli, Berni ancora con il palleggio vivo, poi si va da Falchi che deve tirare allo scadere dei 24, Mattonato non tocca il ferro, ma già prima del tiro erano scaduti i 24 secondi. Sì, mi piace la Menzana negli ultimi frangenti in difesa, che è stata molto più solida, più stabile, tant'è che ora Fucecchio è morta con la palla in mano. Deve comunque fronteggiare ora un Fucecchio che rivede il suo capitano in campo, quindi per dare maggiore organizzazione. Gazzarrini e Doveri tornano in campo, palla di Sprugnoli per Monacelli. Sprugnoli che deve lavorare molto per superare la metà campo. Monacelli si mette in proprio, Monacelli va ad attaccare, sbaglia l'appoggio anche qua, situazioni che la Menzana deve per forza forzare. Soriano è già sotto la plancia biancoverde, poi c'è un pallone per Meacci, tripla aperta, non a bersaglio, Manetti gliela regala ancora un regalo. E così è in salita davvero, più 9 per Fucecchio, 25-16 con due regali di Manetti a Meacci. È clamoroso, la palla persa in primis, ma poi anche senza, non ha reagito assolutamente al rimbalzo difensivo. Intanto qui arriva un blocco visibilmente irregolare, fischiato e sanzionato, e quindi lascia prontamente il campo dopo un approccio molto negativo per Mana alla partita, e rientra Sabia.
poi quando sbagli qualcosa così, dopo diventa anche difficile continuare, quindi giusto il cambio di Binella, perché poi rischi di andare magari ancora in crisi maggiore di lucidità. 25-16, 7-25 per arrivare all'intervallo lungo con Fuscek saldamente con le mani sulla partita. Gazzarrini, palla per Falchi, prova l'anticipo Iozzi, non riesce a prenderla, Falchi lo attacca da tre, si alza sul ferro, buon rimbalzo di Sprugnoli che prova a dare incisività all'attacco biancoverde in questa transizione. Iozzi poi sbassa a giocarsela contro Falchi, il fallo di Falchi, la rimessa per la Mezzana, secondo di squadra per Fuscecchi. Sì, un buon lavoro di Iozzi sotto canestro, aspettava di vedere il compagno smarcato e nel frattempo è arrivato il contatto falloso di Falchi. Si apre Monacelli, va al tiro immediato dall'angolo da tre punti, 25-19 meno 6. Tripla simile a quella che fece aprire Danzi nel match contro Quarrata, dall'angolo in uscita dai blocchi, è una sua caratteristica, è giusto che la sfrutti e che tenti i tiri a lunga distanza. Doveri per Gazzarrini, qui il blocco era nettamente regolare di Falchi, ma Celentano si era preso un tè a fondo campo, credo. Palla per Gelli, Iozzi dal post basso attacca uno contro uno contro Falchi, Iozzi trova finalmente la misura dell'appoggio, segni di vivacità in casa Mezzana, reattiva finalmente 25-21. Break positivo Mezzana, importante, torna sul meno 4, ma ovviamente è lungo ancora, soprattutto deve tenere questa solidità difensiva degli ultimi attacchi. Doveri sbaglia la tripla con Sprugnoli, vede il contatto, anche perché Sprugnoli fa vedere molto bene il contatto di Gazzarrini, Celentano che era nettamente in ritardo sulla ripartenza. 25-21, Gelli esce per Collet, stavo per dire prima 25 sul più 9 Fuscek, ha detto non affare in queste condizioni essere a meno 9, in effetti lo era. Adesso un meno 4 che è ben più giocabile, Sprugnoli con la palla a Savia in corsa, non se l'aspettava anche questa volta, Sprugnoli riesce a sorprendere la difesa ma anche i propri compagni, Doveri va bene fino al ferro di esperienza, i due punti che rompono il break della Mezzana, 27-21. Sì, su una palla aperta dall'altro che è un po' ingenua, perché quando non si intendono due compagni di squadra c'è sempre un segno di una palla che poteva anche non essere persa. Collet va a cercare Sabia in qualche modo, il pallone che torna a Collet, 8 secondi, Collet prova a buttarsi dentro, il fallo che non arriva, Sabia in qualche modo prende il pallone spostando letteralmente Meacci, pensavo arrivasse un fischio, 27-23. Pensavo arrivasse anche su Collet il fischio perché sono state messe 4 mani addosso, quindi dai, diciamo alla fine ciò che c'è stato dato poi c'è stato concesso. E Gazzarrini lascia lì Sprugnoli, legge bene la situazione. È il capitano del Folgore Fuscecchio, va a realizzare il 9 più 6, 29-23, ci avviciniamo alla metà del secondo quarto, Monacelli con Collet che finisce a terra sul forzatore del blocco da parte di Doveri, Monacelli chiuso, palla per Sprugnoli, Sprugnoli si alza da tre punti, Spru! Questi sono gesti tecnici che non difendi, che devi solo apprezzare, tiro senza ritmo, da tre punti solo rete, da meno solamente... tre, scivola Berni, Collet prova a intervenire, la palla però per Meacci, forse Collet ha esitato un attimo, gran palla, grande giocata di Doveri che va fino al ferro con un doppio cambio di mano, 31-26 più 5 Fuscecchio. Collet ha esitato perché Berni aveva il piede sulla linea, quindi fuori, Celentano non l'ha visto e quindi poi ci sono stati due punti di Fuscecchio, possesso Mezzana deve tornare a un possesso di distacco. Sprugnoli scivola nella partenza, il pallone finisce fuori, lo tocca Gazzarrini, Celentano dice che palla verde, mentre Rastelli va a pescare in fondo la panchina Orsucci, rotazione ben più profonda del solito per coach Rastelli, sente un'intensità che proprio non è quella usuale per la formazione di Rastelli che abbiamo un po' studiato. Come ti dicevo, sono due squadre che stanno dando tutto subito perché vogliono subito misurarsi e vedere a che livello possono arrivare di intensità e voglio dire anche la difesa a tutto campo su Sprugnoli che è sempre perennemente pressato a tutto campo, a tutti i 28 metri, alla fine ti porta a cambiare il difensore perché è stremato, così come Sprugnoli che ora comincia ad accusare fisicamente qualcosa,
Detto fatto, arriva il cambio per Gelli. Tra l'altro, c'è anche il sangue nella scivolata che ha avuto, e quindi deve essere un po' sostituito di diritto. Mi pare. Come? Sì, assolutamente. Infatti, le norme lo impongono. E quindi, intanto, Gelli palla per i Collet per Monascelli, l'arresto, il ribaltamento per Iozzi. Iozzi si alza, parabola altissima, non tocca il ferro, solo il tabellone. Palla già oltre metà campo per Doveri. Berni la mette a terra, poi va a servire o tendeva Meacci, buon anticipo di Iozzi che va alla transizione. Il pallone nel dubbio, Celentano, guarda Pira, guarda Celentano, poi alla fine Celentano indica la direzione dell'attacco di Fucecchio al numero sulla ruota di Empoli. È uscito il numero di Fucecchio, incredibile amici, è davvero incredibile, anche incredibile. Non l'ho detto perché mi sono esentato da ogni commento, ma lo capite da voi. È arrivato anche un richiamo alla panchina di Binella, è chiaro perché alla fine dai, vabbè. L'inettitudine si combatte solo con l'autorità, non con l'autorevolezza, chiaramente. Orsucci per Gazzarrini, il blocco di Meacci, Orsucci in qualche modo la mezzala chiude un possesso difficile uscendo da una situazione con una grande giocata difensiva, situazione che può far ribaltare anche nel momento l'inerzia del match. Assolutamente, sarebbe stato un canestro pesante quello subito dalla Menzana in questa azione, anche psicologicamente dopo il possesso perso, quindi ora su meno 5 deve tornare ad attaccare. Monascelli fasticcia un po' a mantenere il pallone, palla per Sabia che in avvicinamento va alla grande contro Meacci con il tiro del meno 3, 31-28, grande appoggio di Sabia. Adesso tutt'altro è facile, Meacci molto ben piazzato fisicamente, ma nonostante questo Sabia ha trovato due punti difficili ma fondamentali. Meacci che si sposta ancora sul blocco, poi cambia il perno, stavolta buona chiamata di Celentano perché con estrema rapidità Meacci prova a trarre vantaggio dal cambio di perno e va a perdere il pallone. 2:58 dentro gli ultimi 3 minuti della prima metà di gara e la Mezzana che torna in attacco con un possesso da recuperare. Meno 3, 31-28, Collet prova ad attaccare, manda al ferro, subisce il fallo. Peccato, è arrivato senza energia al ferro, altrimenti poteva starci anche il gioco da 3. Sì, si è mangiato le mani perché ha pensato sicuramente avrebbe potuto dare una spinta in più a quella palla per arrampicarsi sul ferro. Non è stato così, comunque bravissimo Gabriele a trovare sempre quei vicoli strettissimi tramite cui arrivare al ferro, e questa volta c'è stato anche il contatto e quindi viaggio lunetta importante per Gabri. Fuori Orsucci e Meacci, dentro nuovamente Tessitori e Soriani. Gabri va corto nel tiro libero. 2:47 per chiudere la prima parte di gara con Collet ancora corto sul tiro libero, poi va a commettere fallo che è il secondo di squadra sul tentativo di intercetto sul pallone conquistato da Soriani. Binella chiama in panchina Monascelli per reinserire Sprugnoli. Berni preso da Collet, Lorenzo Berni ad impostare, Gazzardini sul blocco di Tessitori, a lui il pallone, Tessitori attacca Sabia fino al ferro, facile con la palla a Tessitori, più 5 Folgore. È molto difficile da marcare, Sabia ha fatto anche una discreta difesa, nonostante questo sono arrivati i due punti di Tessitori. Palla per Sabia che ha spazio contro Tessitori, va a cercare il tiro della media, non va, palla in mano a Berni da oltre la metà campo, blocco di Tessitori, Gazzarrini si butta dentro, un passo dentro all'area, il contatto non arriva al fischio, Spugnoli conquista un rimbalzo e spinge per andare in attacco magari sfruttando il rientro lento di Tessitori, ma in realtà la palla è telefonata e quindi Soriani va fino al ferro. 35-28 più 7, quando la Mezzana tutto sommato stava molto meglio dentro il match. Torna un break di Fucecchio, la Mezzana lo sta subendo, deve tornare a giocare meglio in attacco. Collet va a vedere un contatto, poi va fino al ferro, tocca la retina, Sabia al fallo, il canestro!
per Sabia, ancora un fischio che non arriva contro Gabri Collet ma arriva contro Alessio Sabia, che segna e realizza. Quanto è fondamentale Sabia in questi momenti di difficoltà della Menzana, perché si fa sempre trovare pronto anche a cercare il rimbalzo, spesso fa il tap-in quando c'è occasione, spesso fa falli e canestro e porta a casa un dei potenziali giochi a tre punti. Davvero importantissimo l'approccio e l'aiuto che sta dando Sabia a compagni, specialmente in questo momento che era psicologicamente non semplice dopo il break di Fucecchio. Assolutamente, meno 5, meno 4, perché segna il canestro Sabia ma segna anche il tiro libero, ancora un po' dolorante per il colpo subito. Ma per tornare Monascelli al posto di Gelli, 35-31, la Menzana ancora lì, nonostante un primo tempo a tratti balbettante, ma anche a tratti con qualche reazione importante. Sì, sicuramente la Menzana è lì, se lo merita di essere lì, però ora deve cercare di rimanere senza concedere break di Fucecchio che arrivano ogni tanto. Doveri dal gomito non va, rimbalzo di Pietro Milano, apertura per Sprugnoli, 35-31, 73 secondi, Sprugnoli ribalta difficile per Monascelli che aspetta il blocco di Sabia. Monascelli, Doveri non lo molla, Monascelli per Sabia che mette a posto i piedi, da tre, Alessio Sabia, meno uno, ha messo a posto i piedi e ha realizzato una tripla importante, due falli da spendere per i biancoverdi in questi 45 secondi che restano. Berni, il blocco di Meacci, Berni chiuso da Collet e provvidenziale, stava per andare al tiro, Gazzarrini sul blocco di Soriani, un passo dentro l'arco, fuori misura, gran rimbalzo di Sabia, forse un contatto anche con Meacci. 27 secondi, Collet, meno uno Menzana, il blocco di Sabia, Collet va a cercare Pietro Milano, la finta e poi la partenza un po' timida, infrazione di passi. Ha detto bene, timida, fosse stato più deciso sicuramente non avrebbe commesso questa infrazione. Comunque sul meno 7 è arrivato un parziale di 6-0 della Menzana interamente targato Sabia. Menzana che ha gestito molto bene i falli e che ora arriva qui il vantaggio di gestire bene i falli, perché nell'ultima azione di Fucecchio può spendere altri due falli senza lasciare andare gli avversari in lunetta, mentre secondo me avrebbe potuto sfruttare maggiormente il fatto che Fucecchio era in bonus per metà quarto. Tanto per dare una nota di colore, poi spieghiamo anche la partenza timida. Celentano chiama minuto, e chiaramente chi lo conosce pensava al tecnico, fraintendendo la chiamata, e questo la dice lunga su quello che è il contesto che questi due personaggi si portano dietro quando vanno ogni domenica o anche infrasettimanalmente l'arbitrale. Lasciamo perdere, partenza timida, un'abilità di Fucecchio è quella di costringere la Menzana ad andare fuori dai propri giochi, no? Quindi fuori dalle proprie giocate, per cui anche per Pietro Milano non è la prima scelta partire palleggio dall'ala, no? Per cui credo che in questo ci sia anche un gap di esperienza che in qualche modo queste partite servono anche a colmare, no? a gestire questo tipo di situazioni, perché quando una squadra ti costringe, hai visto la marcatura che c'è su Monascelli, quando ti costringono a rompere il gioco. E più che altro a rinunciare alle tue scelte primarie, no? E quindi devi andare con la terza o con la quarta opzione, che non è poi la cosa che ti riesce meglio. No, assolutamente. Tra l'altro, ora dicevo, ci sono dei falli da spendere per la Menzana, che è un caso un po' particolare, perché sono quei falli che te fai evidenti, che spesso si possono anche fiscare come antisportivo oppure non te li fiscano. Specialmente con questi due. È più difficile di quanto si pensi. 35-34, intanto Collet su Berni, Collet prova a cacciare il pallone, il primo fallo arriva. 11 secondi, Berni oltre la metà campo e quindi sta rimessa sulla tre quarti sul più uno Fucecchio. 11 secondi, pensando che può spendere ancora un fallo per arrivare al bonus, ancora Berni con il pallone, Monnecchi ancora una pressione eccessiva, passano pochi secondi, ne rimangono 8 per tirare, abbondantemente fattibile per il coach Rastelli e i suoi. Ancora Berni a ricevere, ancora Monnecchi su di lui, il blocco di Meacci, ancora Berni ha preso un po' da Sprugnoli, palla per Falchi, architettato bene da tre punti, pulitissimo il tiro di Falchi, molto bravo con Fucecchio che chiude sul più 4 con questa tripla.
sono stati bravi. Sì, perché la difesa della Mezzana sono stato molto attento anche nei cambi di block molto aggressivi, molto ben fatti, nonostante avesse arrivato la tripla puramente di bravura, appunto, come dicevamo, di Falchi. Psicologicamente non fa bene perché eravamo a meno uno lì quasi aggrappati, è arrivato comunque un meno 4, che non è impossibile assolutamente, anzi denota anche una Mezzana che ha reagito bene ai break fatti da Fucecchio. E quindi ora... A questo punto c'è l'intervallo lungo e quindi abbiamo il primo break, la regia, poi torniamo per i commenti. Le difese immunitarie sono fondamentali per il benessere della tua famiglia. Scegli Immunage e i numerosi integratori NAMED, scientificamente testati e specifici per le naturali difese immunitarie. Affidati a NAMED da oltre 30 anni in farmacia e parafarmacia. Bene, quindi 38-34, avete collegati con il Palasport di Fucecchio. Intervallo lungo, squadre degli spogliatoi, Mezzana a tratti in difficoltà, ma a tratti anche ben dentro il match con cenni di reazione importanti. Sì, bravo, io vorrei sottolineare la reazione che ha avuto la Mezzana, che non sempre si è vista durante anche la prima fase del campionato. Una reazione che è spesso trascinata da una persona, perché se ci pensiamo contro Quarrata ci ha rispedito lì anche sul meno 2, l'incredibile approccio di Monacelli. Oggi si era su meno 7 in una situazione un po' critica perché sembrava quasi che la Mezzana fosse in netta difficoltà e che Fucecchio scappasse, e invece è arrivato sono arrivati 6 punti consecutivi di Sabia, una volta con un palo e canestro, una volta con una tripla, e quindi è anche grazie ai singoli ovviamente che servono, ma la Mezzana in qualche modo riesce a ritornare in partita e a non lasciare che l'avversaria faccia il parziale. Certo, la Mezzana non può continuare tutta la partita in questo modo, cioè rischiando di subire e affidandosi ai singoli per riprendere. Deve anche cercare di condurre, di trovare ispirazione in attacco, trovare attenzione in difesa che è venuta a mancare in diverse situazioni e poi si sono rivelate anche fondamentali, e cercare quindi poi di portarsi anche avanti. Si è visto quanto pesa la mancanza di Edoardo Pannini e di Lucio Benincasa, con il solo Sprugnoli di fatto a gestire gli attacchi, sopperendo di volta in volta con qualche altro esterno, con Collet e Malentacchi, ma è chiaro che non c'è quella confidenza nel condurre il gioco in attacco che c'è con leader e playmaker di ruolo come Pannini e come in casa. Sì, la mancanza di Edo si è vista in tutte le ultime partite, a cominciare da Terranuova, che forse è stato il momento in cui si è vista maggiormente la mancanza di Edo Pannini, e oggi manca anche bene in casa, che era uno, come dicevo a inizio partita, nel pre-match dicevo che si stava cominciando a ritrovare. Lui a inizio stagione ha avuto qualche difficoltà perché ha un rientro dopo l'infortunio al legamento rociato, che non è mai banale, non è mai da sottovalutare. Aveva ritrovato punti in mano e poi è arrivato un leggero infortunio che comunque ha portato l'assenza di oggi. Come dicevamo anche ora in pausa, la preoccupazione un po' è che col fatto che ci sia solo Sprugnoli e col fatto che coach Rastelli alzi parecchio la pressione a tutto campo su Spru, forse non può avere tanta autonomia, nel senso, se può arrivare al terzo quarto in cui accuserà parecchio da un punto di vista fisico questa pressione continua degli avversari, e a quel punto per la Mezzana senza un vero punto di riferimento, come hai detto, se c'è solo Sprugnoli, potrebbe davvero faticare.
molto temuto anche Monacelli, al quale non è stato praticamente mai lasciato spazio da tre punti. Forse adeguata attenzione meritano anche alcuni esterni di Quarrata, sono scelte difensive, ma chiaramente sono scelte difensive molto, molto delineate, no? da parte anche di coach Rastelli, nel cercare di non offrire mai l'opzione più favorevole per certi giocatori. Sì, sicuramente, sicuramente, perché abbiamo visto Monacelli ha provato le prime triple, sputare dal ferro, poi ne ha messe due, ma fondamentalmente lui, dopo Sprugnoli, è l'uomo più in assoluto pressato dalla difesa. Una difesa che conta parecchio su intensità, perché infatti, se te ci pensi, la Menzana è andata in caos, come dire, non si è organizzata in attacco quando la difesa di Fuscecchio era molto più aggressiva. Nei frangenti in cui si presentava molto più aggressiva, la Menzana non aveva disordini, non aveva idee, era persa. E quindi lì si fa dura, perché certo, mi ricorda un po' Empoli, no? Questa, la trasferta di Empoli, in cui la Empoli si presentò 40 minuti a pressare attaccati e la Menzana non ci mise poco mano, specialmente in fase offensiva. Certo, la Menzana non deve reagire così ai pressing, perché i pressing sono di questa categoria, fanno parte di questa categoria, anzi sono i modi anche per vincere le partite, ma abbiamo visto che ha fatto Empoli, e quindi deve cercare di trovarsi un'organizzazione e cercare di arrivare ad avere il canestro anche con una difesa più attaccata. Allora andiamo in pausa per un ulteriore break della regia e poi torniamo per il secondo tempo. Le difese immunitarie sono fondamentali per il benessere della tua famiglia. Scegli Immunage e i numerosi integratori NAMED, scientificamente testati e specifici per le naturali difese immunitarie. Affidati a NAMED da oltre 30 anni in farmacia e parafarmacia. Eccoci nuovamente collegati con il Palasport di Fuscecchio, dove la Selleria Boldrini, GS Folgore Fuscecchio e la NAMED Menzana Basketball Academy stanno disputando questo primo incontro della Pool A. Ieri c'è stato l'anticipo con la vittoria rocambolesca del Cuspisa sul Costone. Oggi le altre due gare di questo girone di Pool A, con la Menzana appunto sotto di 4 all'intervallo. E adesso vediamo se, mentre le squadre sono tornate in campo a fare un po' di tiro, vediamo se coach Binella ha disegnato qualcosa. Intanto vedo fasciatura per Sprugnoli, perché veramente l'abrasione sul parquet del Palasport ha provocato comunque una piccola perdita di sangue, non evidentissima, ma questo poi altrimenti gli impedirebbe di scendere sul parquet. Sembra liscio, ma sì, anche perché certe cose riesce a farle solo con calma, magari in spogliatoio, no? Non riesce a disegnare qualcosa se non appunto di estemporaneo in un time out. Se vuoi cambiare qualche assetto in maniera un po' più importante,
devi farlo ovviamente, devi poterlo fare magari nello spogliatoio o comunque in un tempo un po' più lungo, oppure poi alla fine non è che c'è molto da cambiare, c'è solo magari di fare meglio quello che si è pensato di fare, cercando di metterci quel pizzico di decisione in più nel fare determinate cose, che tutto può pagare se viene fatto con la massima intensità. Sì, cosa si deve un po', cosa deve come si dice, rimettere a posto la mezzana in vista del secondo tempo, è intanto la fase offensiva, la fase offensiva, la mezzana deve rimettersi a posto sul piano offensivo e soprattutto, soprattutto deve anche far tesoro di quelle disattenzioni che ci sono state nel primo tempo in fase difensiva. Mi riferisco magari a attacchi troppo facili da parte di Fucecchio, oppure anche a rimbalzi offensivi concessi, farne tesoro e cercare di reagire anche da questo punto di vista in vista del secondo tempo. Mastelli lascia Tessitori in panchina, si schiera con Meacci, Doveri, Berni, Falchi e Soriani. Minella parte con Gelli, Sprugnoli, Sabia, Monacelli e Iozzi. Possesso mezzana, 9.57, 30-34, subito il backdoor, ma il pallone esce, ma è buono perché c'è stata interferenza sulla retina, e quindi 38-36, due buoni per Monacelli. Grande guizzo, fra l'altro ingenuità secondo me quella... È un bel backdoor. Ma tra l'altro ingenuità anche sul ferro, perché forse la palla non entrava nemmeno per conto suo, eppure c'è stato il contatto del ferro. Eh sì, ma andare a toccare la retina a gioco in essere non è mai una buona idea. Buon rimbalzo di Ozzi intanto sull'errore al tiro, la lunga distanza di Fucecchio, Sprugnoli per Gelli, ancora a ricelare sui blocchi Monacelli, finta, Doveri ancora con lui, gran difensore Doveri, slalom di Monacelli che poi deve andare da Iozzi, raddoppiato Iozzi, buona palla per Sabia, corto il tiro, peccato, ma ha fatto bene. Sì, dicevi Doveri, buon difensore, ha anche un incarico facile, è quello di marcare un uscente, un tiratore uscente dai blocchi, e non è mai facile, e tanto Sabia non è riuscito a, non è riuscito a trovare il canestro. Fallo intanto di Monacelli che aveva perso proprio Doveri e quindi ha visto il vantaggio netto per il suo diretto avversario, ha provato a fermarlo con il fallo, non ho visto la paletta, eccola qua, non era stata tirata su, il primo fallo di Monacelli, palla per Berni, poi Falchi, Falchi contro Gelli, pallone per Soriani, dall'altra parte da Meacci, buon taglio fuori di Iozzi, Sprugnoli lancia lungo per Monacelli, Monacelli cambia in corso, va a cercare ancora Sprugnoli dall'altra parte, Sprugnoli prova ad attaccare, gran palla per Iozzi che viene spostato da Doveri, al momento del tiro due liberi per Iozzi. Tanto grandissimo Sprugnoli per me in questo secondo tempo, ha lasciato due assist, prima Monacelli alla prima azione, ora un altro grande passaggio che ha destabilizzato la difesa verso Iozzi, bravo Iozzi anche a evitare una possibile stoppata, a subire il contatto andando su e quindi andando poi in lunetta dopo il fischio del fallo. Qual è il primo di Iozzi? Il problema di Sprugnoli è che ne abbiamo uno solo, oggi andrebbe invece clonato per la mancanza di Benincasa e di Pannini. E quindi in cabina di regia abbiamo ovviamente assenze importanti, Doveri va a spostare con il fisico Monacelli, poi si trova troppo sotto, arriva il fischio di Celentano per il fallo di Sprugnoli. Fallo di Spru. Sì, un po' fischiato in ritardo, quindi semmai questo, perché non essendo lì sotto non abbiamo visto magari contatti più piccoli, anche se tutti ci sembravano il loro cilindro a mani alte. E ha un po' destabilizzato il ritardo con cui è arrivato il fischio. Comunque Doveri in lunetta sbaglia il primo. Doveri sbaglia il primo, Samuele Doveri, classe 93, 10 di media in questo campionato. Riprende il rimbalzo sull'errore, sul doppio errore, arriva anche un extra possesso, virata di Soriani, Iozzi prova a stopparlo ma Soriani tramuta in oro. Ecco l'errore che non deve fare la mezzana, forse è concedere queste possibilità, no? Sì, questi rimbalzi offensivi, specialmente dai tiri liberi in cui sei già posizionato per il tagliafuori, non devi concedere questi rimbalzi. Palla di Monacelli per Sabia, carambola via il pallone, Falchi, c'è alternanza di pressione sul portatore di palla menzanino, sul tiratore menzanino, Monacelli, Falchi e poi Doveri.
Adesso Soriani a attaccare Iozzi, guarda la chiusura di Sabia, ancora Soriani il pallone, Doveri attacca e scarica un buon pallone a Meacci. Più 5 Fucic. Buon attacco, in tre hanno collassato sul portatore di palle, quindi Meacci è stato lasciato solo sotto canestro. Brava Fucecchio, la Mezzana un po' disattenta. Monacelli, va bene ancora Facchi in questo possesso, Monacelli ancora azione prolungata per lui. Passo e tiro di Monacelli, Valferro sbaglia nel grande imbalzo di Sabia che quasi va sul fischio al tiro a realizzare, poi non c'è la realizzazione ma comunque ci sono due liberi con le urla di Binella della panchina. Sì, urla che sono rivolte a Iozzi, non so come, ma comunque sia bravo Sabia a intestardirsi sul rimbalzo, a conquistarlo e a trovare anche il contatto. Lunetta importante perché siamo già a meno 5 dopo essere arrivati anche a meno 1, e una Mezzana che poi deve ritrovarsi maggiormente in fase difensiva secondo me. Sbaglia purtroppo il primo dei due liberi Alessio Sabia, il secondo esce meglio dalle sue mani ed è a bersaglio. 42-38 più 4 per Fucecchio che è tornato sotto la guida di Berni. Palla per Doveri, Doveri un pallone a Meacci che non se ne avvede, intercetta Iozzi, palla ancora per Iozzi che prova il tiro dalla lunga distanza, non va, gran rimbalzo di Sabia, grande astuzia di Sabia nel farlo carambolare su Doveri prima di uscire dal campo. Extra possesso conquistato con le unghie da Alessio Sabia. Bravissimo, bravissimo anche da un punto di vista di lucidità, riuscire ad arrivare a raggiungere il pensiero di fare questo e poi anche a farlo in un frangente, perché poi sei già in aria fuori dal campo. Bravissimo Alessio, però questo possesso ulteriore ora va sfruttato al meglio. Torna Gabri Collet al posto di un non brillantissimo Gelli, reduce comunque dall'infortunio, palla lunga per Sprugnoli. Doveri non guardava il pallone, quindi aveva qualche difficoltà, palla per Collet, prova ad attaccare al ferro, palla poi per Iozzi, scarico per Monacelli che finta il tiro e poi ci va con la stoppata fallosa di Falchi. È grande pressione su Monacelli, che deve leggere molto le situazioni. Parecchia, parecchia pressione, lui ha una voglia di tirare che veramente si vede benissimo anche da quassù. Anche un rilascio molto rapido, quindi sarebbe anche in grado, esatto, di farlo, purtroppo sbaglia della lunetta. Però c'è da dire anche brava la difesa di Fucecchio ad arginarlo in maniera tempestiva. Realizza 1-2 per Monacelli, c'è un cambio, torna Gazzarino al posto di Doveri, questa girandola di guardie per fra guardie ali per Rastelli e per mantenere alta l'intensità, credo, no? Sì, e dove forse la Mezzana non può vantare in questo numero ampio di piccoli che può girare. Gazzarini, blocco di Meacci, Gazzarini ancora palleggio vivo. Sembra zona la Mezzana, Gazzarini va a punirla con la tripla frontale, 45-39. Gazzarini ha già trovato diverse volte la tripla, Iozzi quindi forse era meglio che stesse più vicino al suo attaccante. Era un po' chiusa dentro, scarico buono di Sprugnoli, Iozzi non tira, ma va in avvicinamento e virata e poi va con un grande canestro, giro e tiro frontale. Qui bravissimo, senza dubbio, sarebbe una difesa però più intensa e anche un maggior pressing per provare a mettere in difficoltà l'attacco di Fucecchio. 45-41, Facchi rifiuta il tiro, Meacci invece lo offre a Gazzarini che stavolta sbaglia, grande balzo di Sabia, Sprugnoli. Meno 4 Mezzana, 45-41, blocco di Iozzi, Sprugnoli dietro schiena, si trova ancora il pallone in mano, avventura di Sprugnoli con il fallo in attacco di Iozzi su Gazzarini che con esperienza, e Binella va a pescare Pietro Milano, bisogna far tranquillizzare Iozzi. Sì, anche se qui è un contatto dubbio, secondo me era un po' entrambi e volevamo far vedere, ma insomma le perle di Salvatore, sì, Maria, no. esatto, c'è Salvatore Maria che ci aveva fischietto in bocca, di sta roba. Intanto arriva... poi va a redarguire Binella ovviamente, esatto, perché quando fischiano più dubbia è, più ti incavoli se qualcuno protesta. Ragazzi, è così. Ma è l'abbiamo, tutta... l'abbiamo visto anche alla controparrata, che no, su Gabriele Collet venne fischiato un fallo con 30 secondi di ritardo. In quei 30 secondi, ovviamente, il fallo era plateale. La panchina si arrabbiò e arrivò il fischio del fallo tecnico alla panchina, certo, quando era ragionevole in 30 secondi. Purtroppo in questi casi, diciamo, sappiamo, in questi casi sappiamo che abbiamo davanti e ce lo teniamo. Purtroppo ci mandano questi 45-41.
Gazzarrini rimette per Berni, che va a superare la metà campo sulla pressione di Collet, pressione di Monacelli su Gazzarrini, poi il pallone va a Falchi che con un pizzico, che pesca con un pizzico di ritardo Collet, segna, molto bravo, e va anche a conquistarsi il fallo di Gabri Collet, che è il terzo di squadra la Menzana, quarto di squadra, intanto Sprugnoli fuori per Malentacchi. Sì, anche se forse il contatto di Gabri c'era, ha provato la stoppata, ma il braccio non sembrerebbe aver toccato il tiro di Falchi. Comunque è arrivato la sanzione arbitrale, è arrivato anche il libero aggiuntivo di Falchi e Fuscecchio riscappa più 7. Falchi non molti punti, ma importantissimi, perché è autore anche di quella tripla che ha chiuso sul più 4 il primo tempo. Adesso è un più 7 per Fuscecchio, 4-8-4-1, 5-22 nel cronometro del terzo quarto. Il fallo intanto che Celentano va a fischiare stavolta a Gazzarrini, è il quarto anche per i padroni di casa, 5-18, terzo quarto che sarà lungo. Sì, entrambe le squadre in bonus, 5-18 di gioco, e serve furbizia perché qui serve attaccare e cercare sempre contatti, perché ogni fischio è un viaggio lunetta. In campo con Malentacchi, Milano. Ah, cosa di non poco conto, Collet. Una volta si va all'unità anche fare canestro dal tiro libero, perché non è banale, ma è fondamentale. Collet, Monacelli e Sabia per i biancoverdi. Intanto Celentano va a dire qualcosa ai commissari al tavolo. Sconcerto su Coach Rastelli. Binella lo vedo abbastanza disinteressato. Secondi, fallo in attacco di Monacelli, Gazzarrini finisce a terra, palla persa, secondo di Monacelli che rimane un po' sconcertato, ma è così. Eh sì, è così. Comunque, come dicevi te prima, non è tanto colpa loro, dico degli arbitri, quanto in cima alla piramide. Ah vabbè, chiaro, però 5-13 da giocare, 48-41. Si deve asciugare il parquet. Comunque, ecco, una Menzana vorrei dire che c'ha troppa poca fiducia in attacco, è costretta sempre a forzare con la palla in mano al singolo, c'è più di rado, vediamo magari giochi di squadra che in qualche frangente abbiamo visto. Sì, è difficile, però comunque ecco, è una Menzana che fa parecchia fatica contro un pressing sicuramente che va dato merito a Fuscecchio, ma la Menzana non può assolutamente spegnere la luce così. Facchi va un tiro rivedibile come scelta, anche se ha buone mani. 48-41, pallone che torna in mano ai biancoverdi senesi. Malentacchi la strada verso il ferro, va a sfondare contro Berni. È chiaro che c'è un gap di esperienza importante. Lorenzo Berni, classe 93. Sì, si è visto durante la meditazione. Malentacchi era un po' timido a ogni palleggio che faceva. È normale, a pochi minuti, quindi poca esperienza in questa categoria, in questi campi, e quindi possesso di Fuscecchio sul più 7. 48-41, Gazzarrini oltre a metà campo, lo prende Monacelli, palla per Soriani che poi sbaglia nel tentativo di servire Falchi. Malentacchi da Collet, Collet che prova a ragionare, attaccato da Gazzarrini, il blocco di Sabia. Palla per Malentacchi, 11 secondi, Malentacchi un passo dentro l'arco, step back, poi non ci prova, palla per Collet che subisce il fallo e Gabri non ha paura, si butta dentro, cosa c'è? Gabri davvero c'ha questa sua caratteristica che, insomma, anche lui non possiamo dire che è un espertone della categoria, anzi tutt'altro, però si butta subito dentro, trova contatti e questo è fondamentale infatti questa frangente, perché uno come lui si butta sempre dentro a cercare il contatto quando l'avversario è in bonus, è fondamentale. Ma dentro il primo di Gabriele Collet, il primo ovviamente non era valido, non aveva l'assenso dell'arbitro per tirare, adesso va, è un buon per noi perché abbiamo tirato i due con calma. 48-43, chiuso in qualche modo Berni, riesce a sovranare da campo, tiene il perno, non facile, Soriani, palla da Neacci, poi Falchi, poi ancora Berni, zona 2-3 per la Menzana. Falchi ancora avversario a tre punti, ma la zona
concede spazi da tre punti, ma non vuol dire dobbiamo lasciar tirare l'avversario da tre punti, cioè c'è parecchia differenza in questo. La zona deve essere comunque intensa e uscire al massimo sull'eventuale tiratore, altrimenti succede questo. Piotto per Fucecchio, 51-43, Follet per Milano, anticipato Savia da Meacci, palla in mano a Soriani, poi Falchi oltre la metà campo in velocità, Gazzarrini, Meacci per Berni sul velluto adesso da 3, 54-43 più 11, doppia cifra di vantaggio per la prima volta nel match. Fugge via Fucecchio e quindi subito vanno sul cubo del cambio Gelli e Spru. Intanto arriva un buon canestro di Monacelli che chiede anche il contatto, riconosciuto tra l'altro da Meacci, l'avversario che lo ha colpito, ma gli arbitri se ne sono un po' l'hanno ignorato, ecco. 54-45 con il canestro di Monacelli, palla per Berni, Falchi, ancora circolazione esterna, ancora Falchi da tre punti. Qui 57-45, poi quando sei in fiducia così la palla pesa molto meno. Monacelli per Collet, più 12 Fucecchio, Collet si butta dentro, spazio per Malentacchi da tre punti sul ferro, Meacci al rimbalzo. Puoi rimproverare la zona, però quando c'è un 3 su 3 consecutivo ovviamente è parecchio difficile. Quindi Berni ancora con il palleggio vivo, il blocco cieco è di Soriani, palla poi in punta per Falchi, ci tra bocchi di Gazzarrini, ancora da 3 punti sul ferro, Milano al rimbalzo, ancora Malentacchi ad impostare, 2-14 più 12 Fucecchio, palla per Monacelli, blocco di Savia, Monacelli viene dimenticato per un attimo, di tabella non va, gran rimbalzo di Savia che poi prova comunque a scagliare un tiro non semplice sotto il ferro, ma aveva zero posizione difensiva sia Falchi, addirittura antisportiva perché è la col culattone ha un po' spostato. Mi sembra anche un po' anche qui dalla ruota di Milano, questo fallo, stavo fischiato, stavo sì, estratto sì, no, dal cilindro. Il sederone si è spostato un po', no. Probabilmente l'antisportività deriva da quello. Comunque. Prova a interpretare, che leggere le situazioni non è facile. Comunque ancora una volta bravo Sabia in una fase tutt'altro che facile, sotto di 12, bravo Sabia nel rimbalzo offensivo e a subire anche fallo. Aggiungo anche che da sotto il ferro in quel modo normalmente difficilmente raccogli un fallo perché praticamente sei stoppato dal canestro, quindi esatto. Cioè, abbastanza strano che si fischi un fallo in quel tipo di contesto, però è arrivato, ce lo prendiamo, tanto oggi è così. Sì, fra l'altro si sta presentando quello che abbiamo un po' temuto durante il break che dicevamo, cioè Spru che deve rifiatare perché c'è solo uno Spru, c'è solo un portatore di palla, c'è solo un cervello vero e proprio in questo nel roster di oggi della Menzana, e il fatto che un pressing elevato di coach Rastelli nei suoi confronti lo portasse a andare in panchina per diversi minuti era da ipotizzare, così come il parziale da subire durante i minuti in cui era assente dal campo. Cioè voglio dire, Sprugnoli ora è uscito dal campo per rifiatare e in questi minuti la Menzana in attacco ha compiciato davvero poco, in compenso Fucecchio ha trovato la via del canestro specialmente a tre punti diverse volte e il risultato da un più 3, più 4, più 5 in cui era Fucecchio in maniera costante si è trovato a più 12, quindi ha raddoppiato anche più che raddoppiato il vantaggio nei confronti dei ragazzi della Menzana. E quindi ora tornato in campo Spru, tornato in campo Gelli, serve un bel parziale che è tutt'altro che semplice. Savia sbaglia il primo dei due liberi senza rimbalzo per la sanzione dell'antisportivo, il secondo va a bersaglio, 57-46. Esce poi Sabia per Chiti, stava preparando un triplo cambio Binella, adesso si completa il triplo cambio. Alla mano a Sprugnoli, dentro gli ultimi due minuti della terza frazione, sotto di 11 la Menzana, Sprugnoli per Milano, passo stavolta molto più congeniale, il tiro però non va a bersaglio. Berni va a superare la metà campo in palleggio, si sposta Facchi e riceve.
Palla in punta per Gazzarrini, Soriani a bloccare per lui, Gazzarrini ferma il gomito, Soriani ha spazio per la tripa, recupera la posizione di Milano, ma segna anche Soriani. Se segna anche Soriani così da tre è durissima, è più 14 Fucicchi. Durissimissima davvero, perché c'è stato un break di sole triple, possiamo dire, da parte di Fucecchio. Colpa forse qualcosa dei nostri ragazzi, ma che dire, anche loro hanno i loro meriti. 60-48 per il canestro e layup di Sprugnoli contro Tessitori. Adesso Gazzarrini preso da Gelli va a cercare Tessitori, fallo in attacco di Tessitori, se non ho visto male, esposta il diretto avversario. Tra l'altro vorrei far notare che Tessitori era all'inizio partita forse il principale, no, pericolo che si era visto anche tramite il suo fisico, uno dei principali pericoli del match, e invece poi Fucicchi è scappata con tutti altri ragazzi che forse anche non pensavamo, ma che si sono fatti trovare pronti in attacco e hanno portato Fucicchi sul più 12. La fisicità e la buona mano di questi esterni secondo me è la chiave da parte di Fucicchi. Intanto Gelli va a servire Chiti che va al ferro, appoggia con un po' di sufficienza il pallone, poi si poteva fare anche canestro e fallo. Intanto il fallo arriva, 60-48, meno 12 Menzana, ancora lì per accorciare. Dopo non è una serata eccellente ai tiri liberi, sbaglia Chiti questa prima sua opportunità e ancora un'altra a 45 secondi dalla fine del terzo quarto, realizza dopo aver sbagliato il primo. 60-49, meno 11, ma Gazzarini e compagni sono ancora in attacco. Palla adesso dall'altra parte per Doveri, scarica ancora ribaltando per Gazzarrini, ancora Doveri, faccia Iozzi, Doveri sbaglia, pallone lungo, recupera Gelli e poi apre per Iozzi, un lob per andare da Chiti, passo e tiro di Chiti, molto difficile contro Tessitori, forse la cosa più difficile da fare. Sì, assolutamente sbagliata questa scelta offensiva, qui c'era bisogno di uno scarico perché non puoi metterti davvero ad attaccare così contro Tessitori, cioè proprio gettare la palla alla speranza che la palla entri. Poi deve spendere un fallo Monnecchi a 7 secondi alla fine del quarto, mandando in lunetta, bonus esaurito, il miglior tiratore dei liberi avversari. Insomma, possiamo già cominciare a tirare le somme di questo terzo quarto, un terzo quarto che ovviamente è negativo. Sofferenza e anche, secondo me, un po' troppa superficialità che ha caratterizzato questo quarto e che poi, anche da un punto di vista di punteggio, è emersa. Perché la Menzana da meno 4 con cui era dai gli spogliatoi ora si trova ad ora a meno 12, ma che può essere anche un meno 13. Qualcosa è da spiegare con il tavolo, poi è tutto chiaro, non ho capito dove fosse il problema. 2-2 ovviamente di Berni. Iozzi non si capisce con Sprugnoli, palla persa, 6 secondi, palla ancora a Berni, si alza da 3 punti, non piove sul bagnato, ma abbiamo lasciato anche lì una chance clamorosa per Fucecchio. 62-49, Menzana in grande difficoltà e credo che mettendo insieme le rotazioni corte, le difficoltà da superare anche per quello, per la grande pressione difensiva di Fucecchio, si ha anche un'idea di questo tipo di situazioni, no? Che ti fanno perdere un po' il lume della lucidità. Sì, sicuramente nell'ultimo attacco abbiamo visto che non era tanto i tre punti, no? del possesso, quanto il problema non c'è più di testa la Menzana e è stato perso un possesso in maniera del tutto ingenua. Break e poi torniamo.
eccoci qua di nuovo. Menzana in difficoltà in questa prima trasferta della seconda parte della stagione, in questa pool A, in questa trasferta in quel di Fuscecchio, più 13 per i padroni di casa, 62-49 padroni di casa che inizieranno l'ultima frazione con il pallone da gestire. Menzana che rientra con Monnecchi, Gelli, Chiti, Spugnoli e Iozzi, dall'altra parte Berni, Doveri, Soriani, Gazzarrini e Tessitori. Tessitori proprio preso adesso, sbaglia l'appoggio, buon rimbalzo di Chiti che poi la fa quasi sfuggire, palla a due. E anche da è pallone per la Menzana, ma anche da queste cose si capisce che è una serata non proprio brillante. Questo è quasi un possesso perso, perché palla vagante deve essere tua, non è tua, palla a due, quindi vuol dire che il prossimo possesso sarà di Fuscecchio, quindi è un possesso quasi perso questo. Spugnoli chiuso, va a pescare Monnecchi in angolo da tre, si alza Monnecchi, il pallone sul ferro, ribalzo di Berni. Gazzarrini ancora per Berni, in punta da Tessitori, Doveri. Doveri si butta dentro, poi va morbido al tiro dal gomito. Con estrema fluidità Fuscecchio trova il più 15. Spugnoli oltre a metà campo per Monnecchi, 6-4, 4-9. Monnecchi, braccato Spugnoli, braccato Iozzi. Chiti si protegge con il ferro, va a realizzare contro Tessitori. E Rastelli voleva un fallo per non avere il canestro facile di Chiti. Sì, è una buona scelta stavolta di Chiti in attacco, bravo anche Vettori a servirlo sotto con Noluk, ma è un meno 13 parecchio difficile da risanare. Attualmente Fuscecchio ha in mano il match, Tessitori spalla canestro contro Chiti, fallo di Chiti. Due liberi, non capisco perché. Volendo essere Pignoli, perché il fallo è alle spalle. No, te lo spiego perché, perché è Celentano. Vabbè, allora si spieghiamo tutto. 8:30 da giocare, vabbè, ci scherziamo, tanto a questo punto non è che sciupiamo granché. 64-51, Fuscecchio solida, direi, piuttosto solida, Menzana in difficoltà anche per le rotazioni corte negli esterni, dove proprio Fuscecchio è in grado di fare male. Più che sotto con Tessitori, che intanto sbaglia il tiro, è comunque un rebus non semplice. Sì, come dicevo, noi avevamo la preoccupazione principale di Tessitori sotto la canestro all'inizio partita, e qui intanto viene fatto ripetere il tiro libero di Spru, sì, che si mette a ridere, si mette a ridere Spru, perché c'è, cioè, vabbè. E comunque dicevo, era la nostra preoccupazione principale all'inizio partita, la fisicità di Tessitori, e poi in realtà si sono rivelati essere gli esterni la vera forza di Fuscecchio. 6-4-5-1, Spugnoli prova a seminare lì Gazzarrini, poi offre un buon pallone per Monnecchi che va da Chiti, Chiti va fino al ferro, raccoglie un fallo, secondo di squadra in questa ultima frazione per Fuscecchio. Sta per tornare Monacelli, intanto Tessitori lascia il campo con il quarto fallo e torna Meacci. Intanto Chiti va in lunetta per due liberi. Continua la difficoltà dalla lunetta in questa serata un po' storta, per usare un eufemismo, i giocatori biancoverdi dalla lunetta, uno su due anche in questa circostanza, ma ormai credo che siamo poco oltre il 50%, ammesso di essere sopra il 50% ai liberi. 6-4-5-2, 8 da giocare, con qualche spicciolo Berni va a pescare sul lato destro Doveri, ma Gazzarrini fa saltare i presenti con un tapin sull'errore del compagno. Atletismo, mano, intensità, esterni di Fuscecchio hanno tutto stasera. E intanto Iozzi prova ad attaccare con il giro e tiro, corto nell'appoggio, poi palla vagante proprio in mano a Iozzi, si butta dentro, si becca la stoppata, stavolta non fallosa. Sette e 35, Spugnoli in angolo da Monnecchi, Monnecchi che penetra e va da Spugnoli che ha un piede fuori, nettamente fuori dal campo. La Menzana sembra non esserci neanche mentalmente, si vede dalla lucidità con cui gioca, si vede anche dalle scelte, fiducia è quella che è.
Sì, non c'è più nemmeno dal punto di vista psicologico. Doveri va a pescare Gazzarrini in angolo, ancora un tiro pulito, l'errore, palla in mano a Monacelli. Monacelli oltre la metà campo, Monacelli contro Doveri a cercare Monnecchi. Monnecchi trova Chiti dai 5 metri, Chiti solo rete per lui, gol. Il 54esimo punto dei biancoverdi Mezzanini. Binella sta cercando di dare grinta ai suoi, anche e soprattutto perché la differenza Anestri può voler dire la sua, non deve assolutamente abbandonare questa partita, è importante anche cercare di arginare il più possibile lo svantaggio. Palla che esce dal ferro sul tiro di Doveri da lunga distanza, Spugnoli va a cercare ancora Chiti, linea di fondo, il fallo di Soriani. Ancora Chiti che credo vada in lunetta sul terzo di squadra di Fuscecchio, no, non va in lunetta, voleva andare in lunetta, secondo di squadra, detto bene. E non so mai quando aggiorno il tabellone, quando lo guardo o non è aggiornato o non ci sincronizziamo con il commissario del tabellone. Fuori Monnecchi e Chiti, dentro Sabia, Alberto Giorgi e Collet, non ho visto che altri è uscito, ma Piero Milano, no, Iozzi deve uscire, infatti non era ancora uscito, Milano era già uscito prima. 6-6, 5-4, rimessa dal fondo per la Mezzana con Collet, va a giocare Monacelli che si incuria fino al ferro, ancora un'interferenza sulla retina, tecnico a Binella che giustamente fa notare a Piram che c'è qualcuno appeso alla retina, erano due punti buoni e non si è, e Piram e Celentano ignorano il fatto e quindi sono due tiri liberi senza rimbalzo per Berni, tecnico a Binella. C'è poco da commentare, questo aveva fatto lo stesso verso anche in un'altra occasione in cui era stato fischiato l'interferenza giustamente, ora non è stata fischiata, Binella ha un po' fatto sentire la voce, arrivava il fallo tecnico, ma insomma poco da dire, così, cioè, ma è cioè non è una cosa che non vedi, cioè, se la vedi una volta, esatto, cioè, se stava già un altro episodio uguale, vabbè, perché una volta sì, una volta no, siete in due, vabbè. Gazzarrini a cercare Meacci, Gazzarrini, giocazione veloce per Berni, poi ancora Meacci, pasticcia, i passi stavolta li ha visti, 6-6, 5-4, pasticcia nella partenza, Meacci, torna Falchi, forse uno dei migliori assolutamente della formazione di Rastelli. E riparte la Mezzana con 12 da recuperare, 6-22 al termine, 6-6, 5-4, un saluto anche a chi ci segue dalle frequenze di Antenna Radio S, Monacelli, gran palla per Sabia che poi va cortissimo e l'appoggia al ferro. 6-6, 5-4, ancora un pallone gestito da Berni e compagni, fallo in attacco, stavolta sono d'accordo perché Berni ha spostato nettamente Gabriele Collet che quanto a reggere il contatto... sa come si fa. Bravo Gabriele, mi garba, mi piace anche come riesca lui a metterci sempre tutto, qualunque sia il momento della gara, qualunque sia la situazione psicologica della squadra. Dovrebbe esserci, da un punto di vista caratteriale, più Gabriele Collet in squadra, come dire, cioè non ci deve essere mai un calo da un punto di vista mentale. Palla non buonissima quella di Giorgi per Sabia, buona l'idea, meno la realizzazione, l'esecuzione, e quindi Sabia non ci arriva, palla persa. Quindi a palla persa di Fuscecchio corrisponde palla persa Mezzana, quindi l'inerzia non cambia e Falchi va a scaricare un ottimo pallone per Berni che da quella posizione, piede a terra, aperto, altri tre. Anche questo manca la Mezzana, un tiratore che quando c'è la prateria davanti a sé ed è da solo segna sempre, questo manca e più Fuscecchio vola più 15. Più 15 per Fuscecchio, gran palla di Spugnoli con il contagiri per Sabia che riesce a prendere in mezzo a tre maglie bianche che avevano collassato su di lui, andrà in lunetta, inutile dire quanto sarebbe importante realizzare, ma è una serata un po' così. Sì, poi se non altro anche per, oltre per cercare un'inerzia cambiata su meno 15 a 5-18 che è davvero difficile da ribaltare, ma anche come dicevo prima per la differenza di Anestri è fondamentale ogni singolo punto e... Tra l'altro era in bonus la squadra di coach Rastelli, quindi è il momento di attaccarli, di provare a cercare contatti. Sì, anche perché credo che
essere totalmente con il match in mano li ha un po' distratti. Il problema è che non riusciamo ad approfittare di questa situazione. Buona pressione di Capri Collet su Lorenzo Berni. Doveri chiuso, va a scaricare un pallone fuori per Soriani. Ancora la tripla di Soriani. Aperto ancora Soriani, va a realizzare ancora una tripla. Non è proprio la sua specialità della casa. Ci prova Spugnoli, palla altissima sul ferro. Neacci va a prendere un buon rimbalzo e poi subisce il fallo. Okay, la differenza è qua, Spruger da solissimo, ha provato il tiro a tre punti, non è andato, di là invece segnano anche i fisioterapisti Frappolino, e quindi cioè è una situazione molto difficile anche da un punto di vista mentale per ragazzi della Menzana, e quindi è difficile da tutti i punti di vista. Segna anche i fisioterapisti, non l'avevo mai sentita, però non la rivendo perché spero di non rivederla, però rende l'idea. Doveri contro Sprugnoli, Doveri attacca un po' pasticciando, Pietro Milano recupera il pallone ma lo offre fuori a Luca Falchi, poi Doveri aveva un piede fuori, sta pasticciando molto Fuscecchio, ma se lo può permettere, sul più 16 a 4 e mezzo dal termine. Sì, anche perché un'azione pasticcia, l'altra trova un canestro da 3 punti, quindi è così da circa 5 minuti, anche di più, e quindi sul più 16, che è un vantaggio ormai consolidato, arriva il time out di Binella, che ha qualcosa da ridire ancora a Celentano, di Rastelli, con Binella che aveva qualcosa da ridire a Celentano, e Binella insomma appunto sta cercando di arginare la sconfitta, cercando in qualche modo di ridurre sempre più lo svantaggio, anche se comunque sia è difficile dal momento che Fuscecchi ogni volta spende un tiro da 3 punti trova il bersaglio. Sì, è in grande fiducia e anche in grande concentrazione, e questi piccoli cali che abbiamo notato li ha notati anche Rastelli, che non a caso infatti ha chiamato time out, che non vuol mollare la presa, e giustamente sa quanto è importante in un girone così corto anche a differenza canestri, specialmente fra due squadre che sono appaiate, è impensabile raggiungere anche per Fuscecchio Quarrato o Pisa probabilmente, ma essere in questa posizione di partenza, non so come siano i confronti diretti fra Fuscecchio e Carrara, però potrebbe essere importante mantenere il vantaggio sulla Menzana, anche perché anche una squadra che ha ambizioni come Fuscecchio, arrivare terzo o quarto fa grandissima differenza. Tanto Spugnoli va a subire il fallo di Meacci e salta fuori dal cilindro, almeno questa è l'interpretazione. 7-2, 5-6 e Spugnoli va in lunetta e realizza il primo. Questo è un avvenimento stasera, questa serata stortissima ai liberi per i biancoverdi menzanini. 2 su 2 di Spru, 7-2, 5-8. Sì, una Menzana che deve provare a sfruttare il bonus avversario e andare lunetta e segnare per rosicchiare il più possibile il vantaggio ampio che si è creata a Fuscecchio, anche se qui vediamo tutta la semplicità con cui arriva a segnare ogni volta Fuscecchio. Esterni potenti oltre che abili, con grande pressione i Doveri sui lati del campo, in attacco e anche in difesa, attacca molto, ha dato buona iniziativa di Monacelli ma fuori misura nell'appoggio, rimbalzo di Soriani, ancora per Berni, 3.45, rimane il più 16 per Fuscecchio, davvero difficile. Sì, Monacelli notavo completamente annullato in questa partita, tranne le prime due triple che ha fatto e le uniche poi che ha fatto in serata, quindi la Menzana è stata presa in tutti i suoi punti deboli, possiamo dire. Falchi contro Milano, sbaglia il tiro, rimbalza fuori il pallone, quindi se la palla per i biancoverdi menzanini. È stata non facile anche per Monacelli, al quale è stato concesso veramente pochissimo dalla difesa. Spugnoli dentro, prendersi il fallo. Bravo Spru, quantomeno non vuol ammainare la bandiera, la credici fino in fondo, anche perché dice, a prescindere dal risultato ormai te l'ho compromesso, il doppio confronto. Intanto c'è il quinto fallo di Falchi che fa rientrare in campo Capitan Gazzardini. Partita nettamente positiva la sua, di Falchi, che ha trovato il canestro anche da tre punti, specialmente nei momenti più delicati della partita. Assolutamente. E quindi hanno fatto parecchio male alla Menzana.
Stavolta Sprugnoli fa 1 su 2, sbagliando il primo, 7-4-5-9. Berni rischia un po' nel ringresso in campo, a mezzo piede fuori. Gazzarrini per Doveri. Doveri è preso da Pietro Milano, palla per Meacci, la ribalta per Gazzarrini che aveva un piede fuori prima di saltare. Credo è non accendo. 7-4-5-9. Stavolta Piram aveva Monascelli frontale da tre punti a bersaglio dal nulla, la tripla per il 7-4-6-2. Ma parecchio voglio tirare, come si è trovato un centimetro libero, l'ha sfruttato assolutamente. Più 12 per Fuscecchio, 2-36 Doveri. Monascelli prova a rubaglia, Doveri va dentro, si arresta, scarica ancora per Berni, apertissimo, fa saltare Collet, poi arriva anche Milano, ma segna lo stesso Berni, davvero tiratore incredibile. Palla lunga per Pietro Milano che la prende, non facile, Monascelli dall'angolo, da 3 a bersaglio, 7-7-6-5. Completamente fuori equilibrio, seconda tripla consecutiva di Monascelli, che ci dà tanta speranza, anche se poi quando si va di là ogni volta c'è prontamente un'altra tripla di Fuscecchio e ci tronca le gambe. Palla di Monascelli su Doveri, sarà rimessa per Fuscecchio, 2-0-8. Tanto Berni va a prendere istruzioni da Rastelli. Spugnoli esce e ritorna in campo di Alberto Giorgi. Al ferro Doveri, ma esagera, sbaglia Monascelli, prende la tripla con spazio, forse c'è anche un contatto, non arriva il fischio, fallo di Collet sul rimbalzo di Soriani. 7-7-6-5. Presa allungata con Collet e Giorgi per la Mezzana. Collet va a cacciare, la prende. Collet riesce a servire in qualche modo Monascelli da terra. Collet, pallone deviato da Soriani, fuori. Bravissimo Gabriele, ha rubato il pallone, ha costruito un'altra chance per la Mezzana in attacco. Collet, tra l'altro, dice: hai visto che botto ha preso sul viso a Piram, che non aveva dato l'assenza alla ripresa del gioco, quindi rimessa di Giorgi da ripetere. Con Celentano che va, commento degli amici di Fuscecchio, meraviglioso giocare il 17 sulla ruota di Palermo, mentre gran palla di Monascelli per Milano che segna 7-7-6-7 e quindi meno 10 Mezzana. Collet ancora a pressare Berni, arriva Monascelli, la palla è per Doveri, 1-20 al termine, più 10 Fuscecchio con Berni. Palla lunga per Meacci, virata di Meacci, l'errore di Meacci, Monascelli, tap out per Giorgi, spostato nettamente da Gazzarrini e Giorgi va in lunetta. Non sembra, ma un momento positivo della Mezzana, è importantissimo questa lunetta di Giorgi, più che altro perché se era meno 16 addirittura, ora siamo a meno 10. Ti dirò di più, a termini di regolamento il fallo di Gazzarrini sarebbe anche antisportivo. Ovviamente, però figurati a termini di regolamento, che tanto grande Albi Giorgi a segnare il suo primo punto con la squadra senior, 2 su 2, bravo Albi, 7-7-6-9. Grande Albi Giorgi a segnare questi due punti che danno il meno 8 alla Mezzana a 56 secondi dal termine. Collet a pressare contro Berni, fa scorrere i secondi, palla dentro per Soriani, stoppato da Milano, palla per Monascelli, dietro schiena, palla per Giorgi, ancora per Gabri Collet, alza la parabola, sbaglia, tocco al rimbalzo di Milano che rimane poi a terra, attenzione, colpo al fondo schiena, contusione al coccige, forse spostato al momento del salto. Ricade non perfettamente, credo che abbia battuto il sedere, una contusione sicuramente
alla parte bassa, prima proprio che si tocchi nella zona del Coccice. 7-7-6-9, stava ripartendo in attacco a 36 secondi dal termine Fucecchio, ma è caduto a terra Pietra Milano. Mi sembra nulla di grave, cercando anche di tranquillizzare chi ci segue per radio e non vedere immagini. Dolorante, bella botta, ma nulla di preoccupante oltre misura, insomma. Ecco, viene accompagnato in panchina, appoggiato alla spalla di Duccio Petreni, e quindi 36 secondi, c'è time out. Una Menzana mi è piaciuta perché è tornata sul meno 8, certo non per ai fini di vincere il match, ma per cercare comunque sia, intanto da un punto di vista mentale, di non abbandonare come sembrava la partita a 15 dalla fine, a metà del terzo quarto, ma poi anche e soprattutto per cercare, appunto, come si è detto anche svariate volte, in vista della differenza canestri, che essendo la prima partita del girone, qualunque punto è importante di qualunque partita. È da ammirare forse anche il carattere della Menzana di poter rosicchiare punti, e forse chissà, di poter provare che il merito di Fucecchio di questa vittoria forse stava davvero dall'arco dei tre punti, perché per il resto ora negli ultimi minuti Fucecchio non ha mai trovato il bersaglio, e questo è il risultato: una Menzana che gli sta, ha dimezzato il vantaggio da meno 16, lo svantaggio da meno 16 a meno 8. Sì, sono d'accordo, e soprattutto credo che a ranghi completi poteva essere e potrà essere al ritorno una partita diversa, quantomeno perché ti vengono a mancare degli elementi, non tanto per le assenze in assoluto, ma proprio perché ti vengono fra l'altro a mancare in un settore dove contro questa squadra era particolarmente importante avere abbondanza di rotazioni. Colte a pressare Berni, 27 secondi, Berni attaccare adesso presso da Monacelli, ora palleggio vivo per Berni, che non ha scambiato il pallone con nessuno, adesso l'ha preso Gelli, Berni lo sposta, palla che carambola sul fondo a 4 secondi, ne mancano 15 per chiudere il match, 7-7-6-9 lo ricordo, con Fucecchio che ha questa possibilità con 4 secondi per andare al tiro. Va Gazzardini, la rimessa dal fondo, prendendosi un bel po' di spazio sulla pressione della rimessa di Albi Giorgi, va a forzare buttandosi a terra, tecnico a Berni che ha pescato, volendo esagerare, ha pescato il jolly da Celentano, tecnico per simulazione, ineccepibile stavolta direi, perché è caduto come se l'avessero sparato dalla tribuna, e Lorenzo Berni, autore di una partita maiuscola, va a abbandonare il campo. Anche lui poche triple, ma nel momento giusto, comunque il momento in cui Fucecchio ormai... uno degli assi portanti, intanto Monacelli sbaglia il libro del tecnico, e qui piove davvero sul bagnatissimo. 12 secondi, sbagliamo anche questo tiro libero, time out di Binella che avanzerà la rimessa. Gravissimo errore, perché qui era importante un tiro libero per cercare di arrivare a meno 7 e attaccare con 12 secondi l'ultimo possesso del match, e sperare anche in un eventuale meno 4, che anche in vista del ritorno avrebbe significato tutt'altro. E come dicevi te, al ritorno con roster diversi, possiamo dire, ci può essere una partita molto diversa, e col fatto che la partita è diversa vuol dire che la Menzana si può giocare anche in classifica con Fucecchio, e per giocare a Fucecchio però serve anche a differenza canestri, e per questo stiamo ripetutamente dicendo che è importante ogni singolo punto, perché contro una squadra con cui poi ci puoi arrivare a pari in classifica conta lo scontro diretto, conta la differenza canestri con cui hai vinto rispetto a quella di quando ci hai perso. Sì, assolutamente d'accordo. Ora sarebbe anche banale dire con tutti i tiri liberi sbagliati poteva essere la punta a punto, non ha molto senso dirlo, perché chiaramente la storia della partita la fa anche il punteggio a cui la stai giocando, e quindi anche un pizzico di deconcentrazione dei padroni di casa c'è stata nel momento in cui il divario è salito a 16 punti, e stabilmente era a 16 punti. Gelli, la rimessa non facile per Giorgi, Giorgi va a servire Malentacchi, step back di Malentacchi dal gomito, due di Malentacchi molto buoni, 7-7-7-1, palla per Ali oltre la metà campo, il lob a servire Dovei, dobbiamo difendere Dovei da tre punti sul ferro, palla in mano a Malentacchi, finisce con la sconfitta di 6, 7-7-7-1,
ma tutto sommato meglio 6 di 16. Sicuramente Menzana che ha ripreso un po' la partita da un punto di vista di svantaggio, mai si è messa in discussione la vittoria di Fucecchio negli ultimi 15-20 minuti di gara, no 15 non 20, però è sicuramente una rimonta di 10 punti di parziale che fa bene alla Menzana anche in vista del ritorno. Binella va a salutare gli arbitri ancora spiegando qualcosa, credo che sia abbondantemente tempo perso, perché questi sono però detto, chiuso il commento su i due in grigio, direi che Menzana con luci ed ombre, ma luci vividissime, e qualche ombra c'è chiaramente, ma le difficoltà che proponeva il match erano proprio dove avevi la ferita aperta, cioè dove abbondava negli esterni Fucecchio, taglia in tutti i ruoli, ma soprattutto negli esterni ti ha messo in grande difficoltà. Sì, sicuramente serviva una squadra lunga qua, perché Fucecchio è una squadra che è lunga, quindi può far rifiatare compagni a vicenda, soprattutto pressa parecchio, il pressing ti porta a dover far rifiatare i tuoi giocatori, e nel momento in cui ti mancano tanti giocatori di uno stesso ruolo, mi riferisco ovviamente a Pannini, Ben in casa, entrambe guardie, è normale che poi soffri il numero di uomini, e quindi, come dire, è una sconfitta arrivata sicuramente anche a causa di quello, ed è per questo che forse al ritorno sarà tutta un'altra partita da godere. E abbiamo bisogno del recupero di Lucio Benincasa e speriamo anche di Edoardo Pannini, oltre che, non ce lo dimentichiamo, Niccolò Carapelli, che avrebbe contribuito comunque a tenere alta l'intensità. E comunque complimenti ai giovani che hanno avuto un po' più spazio, sono contento per i primi due punti di Alberto Giorgi, chiamato proprio a far parte di questa trasferta anche per l'assenza, lui che non è stabilmente nei 12, anche per l'assenza di Pannini e di Benincasa, per cui buon esordio anche se sfortunato, però direi che il confronto con l'Alto Girone, se vogliamo metterla così, ci pone davanti delle squadre che hanno sì una difficoltà importante, avversari duri ma non ingiocabili, e lo abbiamo visto stasera. Sì, assolutamente, questa è la squadra che era a livello della Menzana secondo la carta, no? Del girone opposto al nostro, e insomma meno 16 la Menzana non è mai stata in partita quando Fucecchio ne ha preso la giurisdizione, possiamo dire, però la Menzana che fa i parziali significa che i break ci possono essere, le riprese ci possono essere, è finita a meno 6, non è un meno 20, e in vista della trasferta la prossima contro il Cuspisa, che è sicuramente la trasferta più difficile, la partita più difficile che ci aspetta, è molto difficile contro Pisa, perché ovviamente è la stata più forte del girone del girone B. E mentre per Carrara, che dovrebbe essere quella, sempre stando alla carta, un po' meno di tutte, non dobbiamo ovviamente pensarla così, perché noi abbiamo visto noi stessi quando siamo andati col pensiero che erano un po' meno cosa abbiamo fatto, mi riferisco a Terranova, Empoli. Comunque, a parte questo, è un girone, come dicevi te, che si può presentare anche giocabile. Bene, ci sentiamo a questo punto domenica prossima, anzi no, sabato prossimo dal Palasport, la gara alle 20:30, e quindi primo di maggio particolare. Ci sentiamo da casa nostra, dal Palaestra, sabato prossimo alle 20:30. È tutto, ringraziamo Video Fotografica per il supporto tecnico e la splendida regia, oltre che insomma l'amicizia che ci lega. Poi paghi il caffè, Bene, no, però sta andando bene. Ringraziamo Starplane e un saluto particolare agli amici di Antenna Radio S, con Tony in prima linea ad organizzare la parte tecnica. Alessandro Petri e Francesco Barbucci. Buona domenica.